Distrutti ancora una volta a Rimini i cartelli contro le microaree per i sinti. Ignoti vandali, dopo aver tranciato le recinzioni di terreni privati, come documentano le nostre immagini, hanno divelto i cartelli e strappato gli striscioni contro la realizzazione delle microaree per i nomadi in via Tombari, in via Orsoleto. A Rimini è vietato protestare, tuona Matteo Zoccarato, consigliere comunale della Lega. Non un fatto isolato, va ricordato, una situazione che si ripete. Ancora una volta, rimarca Zoccarato, e chi protesta civilmente, in modo pacifico e democratico, a subire intimidazioni e atti violenti da chi non ammette legittime contestazioni e opinioni diverse rispetto allo sciagurato progetto della Giunta Agnassi. Chiediamo a chiunque abbia assistito all'ignobile gesto di segnalarcelo, di denunciare quanto accaduto alle autorità competenti. Quella delle microaree a Rimini per superare l'attuale campo nomadi di via Islanda è un tema che si trascina da tempo. Palazzo Garampi vuole risolvere la grave situazione igienico-sanitaria e di sicurezza pubblica riscontrata dagli operatori dell'AUSL a seguito del sopralluogo nel campo effettuato il 18 febbraio del 2016 e che dopo ulteriori verifiche ha portato all'emanazione di due ordinanze sindacali contingibili e urgenti proprio per la messa in sicurezza della zona. A giugno la giunta riminese aveva dato il via libera alle 5 microaree per 6 famiglie sinti. Le aree individuate sono in via Cupa, via Feleto, via della Lontra, via Montepulciano e via Orsoleto, che ospiteranno da 2 ad un massimo di 4 moduli abitativi, case mobili di circa 25 metri quadri ciascuno, soluzioni quindi molto contenute sia nei costi che nell'impatto ambientale.